Siamo con Pietro Mazzuca. Intanto, Buongiorno. buongiorno. Intanto, prima di far vedere un altro filmato, vorrei far vedere quello che sta accadendo oggi, quello che dice De Luca con il ancora De Luca con il numero 7, Roberto Rauli. Facciamolo vedere a Pietro Mazzuca, vai. Noi continuiamo a balbettare alla delimitazione 2 chilometri, 3 chilometri, tutto il sud, zona economica speciale, fino a quando il sud non raggiunge il 90% del prodotto interno lordo del nord. Questa sarebbe una politica meridionalista. Ma abbiamo una classe dirigente squinternata. Abbiamo assistito qualche giorno fa, diciamo il 1° maggio, ad un evento che vi avrà commosso. Pensate che di fronte a questi problemi noi abbiamo la presidenza del Consiglio che decide di produrre cartoni animati, diciamo. Abbiamo visto un filmato che ha registrato la Presidente del Consiglio. Non mi dite che non vi siete commossi. Camminava lungo i corridoi, quello con la telecamera. Sta finendo l'anno scolastico, no? Finisce l'anno scolastico, fanno le recite scolastiche. E poi le bambine, i bambini hanno i personaggi assegnati. Ecco. Alla Meloni hanno assegnato il personaggio di Heidi, ve la ricordate? Heidi, le caprette ti fanno ciao, quelle belle cose. E quindi ha girato questo pezzo di questo cartone animato. La cosa straordinaria è che è entrata nella sala della riunione del governo italiano, è entrata dentro, suonata la campanella, poi si è girata dietro, Titi Totò, come si fa con i bambini, Titi, Kiki, Cocò, si è girata e tutti i ministri seduti intorno come pinguini. Ma non vi vergognate, vorrei dire ai ministri, ma non vi vergognate, ma non vi vergognate, questo è il governo dell'Italia, il filmino propagandista. Io sono indignato. E questa è la seconda versione che ho voluto farvi vedere. E allora, dottor Mazzucco, cosa ne pensi? Beh, buongiorno a tutti i teleascoltatori. Cosa deve pensare? De Luca è un personaggio folcloristico, è l'esatto prodotto napoletano, è bello da vedere, da ascoltare. Dimentica però che la sua parte politica probabilmente ha fatto qualcosa di peggio. Che la sua parte politica è praticamente uguale a quella che c'è ora, perché di fatto sono controllate dagli stessi poteri sovranazionali. Non dimentichiamo che ci sta un organismo che si chiama Aspen, al quale appartengono in maniera bipartisan, non in inglese, in latino, sia gente che sta al governo o gente che ha fatto il presidente del Consiglio precedentemente. Per cui parlare di queste cose, di questi aspetti, è assolutamente folcloristico, per dire buttiamolo in caciara. È esattamente quello che stanno cercando di fare, buttarlo in caciara. Beh, una riflessione facciamola però, una soltanto. Quando si parla di qualcosa da fare, ci sono le agende, oggi si chiamano agende, che qualcuno ti dà questa agenda e tu devi seguire questa agenda. L'agenda Monti aveva delle finalità, poi si è passata ad altre agende fino ad arrivare all'agenda Draghi, che era esattamente il prosieguo dell'agenda Monti. La signora Meloni era assolutamente contraria a quell'agenda fino a che era all'opposizione. Appena è arrivata al governo, continuiamo l'agenda Draghi. Le agende sono importanti in Italia, fino a che servono. Poi ricordiamo l'agenda di Borsellino, ricordiamo il Memoriale Moro. Quando non servono più, queste agende spariscono, come spariscono tanti faldoni che probabilmente dovrebbero essere all'attenzione del pubblico. E mi fermo qui. Quindi De Luca fa il suo ruolo di metterle in caciara, e lo fa Ma bene. salutiamo la nostra Ornella Mariani, anche lei Ornella. Buongiorno è in contemporanea. Buongiorno Ornella. a te Vito, buongiorno a Piero Mazzuca, buongiorno a chi ci ascolti e chi abbia soprattutto la pazienza di ascoltarci. De Luca, devo dire che in questo deprimente spettacolo politico italiano De Luca riesce ad assolvere quel ruolo di comico che ha perso Beppe Grillo. E quindi a me mi fa ridere perché gli
è rimasta la sindrome dello sceriffo e non ha, contrariamente, ecco, prendo le distanze da quello che dice Mazzucca, non ha una parte politica. È un gioco delle parti rispetto al quale sembra che egli abbia una parte politica o variamente finge di non averla, così come si può, così è, se vi pare. Siamo alla buffoneria di Stato, tutto qua. Concetti pirandelliani, vabbè. Adesso... Ma sono pirandelliani sti personaggi che hanno trovato finalmente l'autore che scommette su di loro in un paese in cui abbiamo due grandi problemi, Vito. Il cancro di una magistratura ormai endemico, cancro endemico, e un popolo bue che non si fa domande e se ne fotte di farsi domande. Ecco, l'altra cosa grave è che prima di entrare in merito all'argomento che vorrei trattare, perché siamo alla vigilia della morte di Moro, domani sono 40 anni, no? 45. Eh? 45. 45, pensa. Mi ero fermato a 40, invece sono 45. Volevo darmi qualche anno in meno, ma non riesco. Quelli sono. Vabbè. L'altro argomento molto forte che troviamo sui giornali di oggi, Ornella, è che i medici sono, lo dice il Messaggero, non lo dico io, medici in fuga dagli ospedali. Ogni giorno in tutta Italia, come vedi, i medici scappano perché sono oberati, sono addirittura, come si dice, stressati, oltre che, come si dice, quando sono stanchi. Non sindrome di burnout. Bravo, burnout o burnout, non so se era francese o burnout, sì, che burnout. Ecco, è all'inglese allora questo. Sì. Quindi depressione, ecco, diciamolo così, no? Sì, ho letto appunto questo termine, però non sapevo se fosse francese o inglese, insomma. È inglese, vabbè, mi fido. Quindi, Ornella. Io ti dico subito che dopo la scandalosa condotta dei magistrati spicca la ripugnante, oltre che scandalosa, condotta dei medici. Scappano dagli ospedali? Credo che dovessero scappare prima di rendersi complici di una strage di Stato dalla quale hanno dedotto quegli arricchimenti che, torno alla magistratura, dovrebbero essere definiti illeciti e criminali. E mi fa specie che la magistratura taccia ancora, con circa 70 decessi registrati tra magistrati che hanno oppresso il paese non dandogli giustizia, per essere complici di uno Stato criminale che ha fottuto anche loro. Io dico ai nostri amici telespettatori che se vogliono possono intervenire loro, non esiste alcun problema. È sempre Vito, perdonami, prima che lo dica tu a me, voglio dirti che io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Ah beh, brava, hai fatto bene. Ti ho anticipato. Bravo, giochi d'attacco e fai bene. Lo diceva anche Ottone di Bismarck. Certo. La miglior difesa è l'attacco. L'attacco, esatto. Almeno qualcosa dai tedeschi, dai crucchi, scusami, abbiamo imparato. Abbiamo imparato. Prima di far vedere il filmato che ho a disposizione, ne ho quattro per farvi vedere la storia, perché è importante che le persone che sono a casa ricordino il giorno di domani, insomma, e che sì, io l'ho già fatto una sera, come voi ben sapete, l'ho fatto vedere tramite un regista che ha creato un docufilm. Voglio fare un'altra domanda. Questo fatto che i conti sono
in rosso in quasi tutte le USL, Mazzucca, ma soprattutto nel nostro Veneto. Come possiamo, di chi è la colpa e perché ci sono i conti in rosso? I conti saranno sempre più in rosso perché sono voluti. La sanità è uno di quegli asset che deve tornare in mano allo Stato. Non può essere delegato alle regioni perché c'è una sperequazione totale, ma questo è in linea di principio. I conti in rosso sono quando si fanno le riduzioni lineari della sanità. Quando si fanno i tagli lineari, si taglia un medico e un amministrativo. È chiaro che finiscono i medici, servono per le corsie e non ci sono più, gli amministrativi li puoi sostituire, ammesso che sia questo giusto. Questo accade negli ospedali, ma non ci sono più medici di base. Questo è il dramma, il problema. Ma soprattutto, ma i medici di base, oggi la medicina di base è saltata, perché i medici di base non vanno più a visitare a domicilio. È un dato di fatto, ormai è riconosciuto. Perché? Perché con questo discorso tutte le strutture private accreditate succhiano soldi dal bilancio delle regioni senza dare il servizio. Se uno vuole fare un attacco, una cosa qualsiasi, vai in ospedale un anno, però nello stesso ospedale, se vai oppure nella clinica, che ti indicano sempre loro, stranamente c'hanno sempre il bigliettino della clinica, dove succede, fino a quando la magistratura non ci mette mano, va bene. L'attacco a pagamento si fa in 48 ore, e allora è chiaro che si vuole portare la sanità da una sanità pubblica a un welfare che avevamo costruito faticosamente negli anni 60 a una sanità privata che costa di più senza avere gli stessi servizi. Per averle che devi fare? Devi crearti un'assicurazione privata che ha un costo e sarà un costo sempre più in alto. C'è una, non faccio il nome perché non mi interessa, in questi giorni vedete degli spot pubblicitari di una compagnia di assicurazione che vi dice: noi stiamo già facendo le assicurazioni private, già lo dicono, già è pronta. Allora, cosa stanno facendo? Ci vogliono portare lì, perché bisogna assuefarci a questo nuovo sistema, così toglieranno tutto ciò che è la sanità pubblica per arrivare a un'assicurazione privata. E chi non se la può permettere? Chi non se la può permettere deve morire. Pronto? È semplice. Pronto? Pronto? Chi è? Guardi, sono Pierluigi Treviso. Dica. Allora, volevo dire il mio su questa trasmissione. Queste trasmissioni dovrebbero funzionare dalla mattina alla sera, ma sulle reti proprio nazionali, non su queste reti, per far capire alla gente come ci si sta comportando in Italia. Abbiamo cominciato con il Covid e sappiamo come è andata a finire. Mamma mia, ci hanno fatto fare le cavie per 3 anni e nessuno se ne rende conto. Come diceva prima la signora che è intervenuta lì in televisione, la magistratura non si sa, dovrebbe intervenire ma non interviene nessuno. Siamo amministrati da gente, ma qui non è questione di bandiere bianca, rossa o verde, qui è questione di funzionalità. Perché un paese si misura sulla sanità, sul lavoro, sulla sicurezza, sul sociale. Ma come andiamo a finire in questo momento? Guardi, io il maggior tempo che me lo passo un po' a televisione, sono un pensionato di 74 anni, ma guardo con grande gioia la vostra trasmissione nel canale 12, specialmente il venerdì, quando parlate, quando si prova. Grazie per Luigi. Quindi lei segue, continua a seguire, perché noi siamo a livello nazionale, ci stanno seguendo in tutta Italia, quindi non è che ci vedano soltanto in Veneto e Lombardia, abbiamo ricevuto anche parecchie domande da fare agli avvocati, ai medici, anche dalla Sardegna, dalla Sicilia, dall'Abruzzo, da Molise, insomma. Siamo in tutta Italia. Abbiate pazienza che adesso faccio vedere il filmato, ma c'è qualche telefonata. Pronto? Sì.
Buongiorno. Buongiorno, fate domanda ai nostri ospiti. Chi è? Sì, è una domanda molto, molto fa. Volevo dire... Chi è lei, scusi, vuol presentarsi? Io sono Maria di Sellacano. Sì. Volevo dirle che i medici, i nostri medici di famiglia, lavorano 3 ore al giorno. 3. Magari. Grazie. Magari. Mi sembra dice... Come magari? Perché dice magari? Grazie signora. Perché magari, Mazzucca? Perché ci sono le segretarie che vai lì, ti segnano le cose, te ne vai, ciao, arrivederci. No, questo è... parliamo dei medici di base, non... lavorano parecchio. Sì, quando? Quando? Ti fanno la diagnosi per telefono. Quando? E ti quando fanno la prescrizione a mezzo segretaria o a mezzo mail. Che, quando sono disponibili. Che cattivi che siete. Il sabato mattina che dovrebbero lavorare 2 ore, già il venerdì sera non ci stanno più. Pronto? Vabbè, è una settimana corta, no? Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è? Renata di San Pietro Treviso. Dica Renata, pronto? Dica. Ecco, appunto, io ho un marito invalido al 100%, sono un ospite a 71 anni. Il marito ha tante patologie, l'ho salvato 2 volte, viva, medaglia d'oro, sì. Lui ha letto tutto il giorno, quando viene nessuno. Io vado dal medico di famiglia con lui fa scena muta, non parla. Io adesso questa mattina devo andare a prendere insulina e varie medicine. Io le litigo tutti i giorni con mio marito, ho fatto il divorzio dopo 50 anni. Ciao. Questa è la sanità, questi sono i contributi che io ho pagato. No ragazzi, no. 2 figli hanno fatto l'università, stanno all'estero in Ungheria, stanno in Germania e io sto qua, che devo morire anch'io. Ma, sì, grazie. Non voglio andare in questo cimitero, io sono destra chiave, qua sono a sinistra. Ecco, questa è la nostra sanità. Facciamo piangere le famiglie, le facciamo piangere. Grazie, buon lavoro, grazie ancora. Mamma mia, Ornella, che situazione. Non si possono sentire queste testimonianze. No. Io sono veramente annichilita dalla sofferenza quotidiana che raccolgo in ogni ambito, perché la sanità, che dovrebbe essere un pilastro di una società giusta, non c'è più, ma non funziona null'altro, non è solo la sanità. Prova un po' a parlare di banche, prova un po' a parlare di servizi. Io vivo in una provincia in cui ho un sindaco che pensa di realizzare un imponente campo da golf in una città in cui, sai, noi siamo nell'entroterra campano, in una città in cui il golf forse lo conosce 1 su 1000, ma lo pratica meno di 1 su 1000, e con disservizi, buche mortali, alberi che cadono e quant'altro, lui che vuol fare un campo da golf, con la gente che ingrossa giorno per giorno la fila dei ricorrenti alla Caritas. Diciamo che Benevento è la città, Diciamo Benevento è la città, certo, diciamo. La città, veramente non è più Benevento. È Malevento. Ma neanche, è Mastellopoli. Com'è Mastellopoli? Che... da Mastella, insomma, che il sindaco da quanti anni? Ma comunque troppi, è al secondo mandato. Sentiamo ancora chi c'è in linea e poi facciamo vedere, prepara il numero 17 Roberto Rauli. Pronto? Buongiorno, caro direttore, mi permetto. Chi la va? Presenza di 2 personaggi che sono... Chi parla innanzitutto? Dell'altro. Chi parla? Dico, sono Italo 2. La presenza, direttore, di questi 2 personaggi
che io adoro uno più dell'altro, mi consente di poter dire è ora che facciamo chiarezza su questa situazione della vita planetaria, per quello che è uno stato che nella natura o della natura spirituale umano è del tutto sovvertito, è stato completamente occupato da queste scientocrazie, ma quello che a me proprio fa ribrezzo addirittura è nel mistero che ancora più di questi nostri grandi pensatori, quelli che dovrebbero essere i detentori della cultura, oggi la realpolitik, lo ripeto alla Mariani che adoro, la realpolitik è sovrana di tutto, oggi tutto si fa perché la potestà possa emergere e sovranizzare tutto. L'America docet, lo ripeto per l'ultima volta, e anzi voglio aggiungere, ho parlato di cinismo l'altro giorno, il cinismo è proprio quello, lo stesso che nei due aspetti del rigore della spiritualità non esiste più, perché c'è il rigore del sovranismo. Siamo ormai in una situazione che è soltanto catastrofica, e qualche mente che, come la Mariani, come l'altro che adesso non mi sovvino, che possono dire la loro, sono assolutamente segretate, siamo occupati in tutto, perdonatemi, ma questa è la verità. Va bene. E vi ringrazio e vi abbraccio. Grazie Italo. Chi risponde rapidamente che poi mandiamo in onda il filmato? A me non mi segreta nessuno. Il problema, ecco, immagino che penso, questo, eh. E questo ci accomuna. Il problema è un problema reale. Il paese non è più allo sbando totale, è allo sbando definitivo. E ogni giorno c'è uno scandalo che tende a coprire lo scandalo del giorno precedente, senza soluzione di continuità. Siamo veramente ridotti, non so più a cosa, ma comunque gestiti da un esercito di giullari, di parassiti, di nullafacenti, di dilettanti, di incompetenti, a partire da una premier che, questo mi piace tanto di De Luca, la Vispa Teresa è il miglior ritratto che di costei potesse essere fatto. Poi c'è ad abbondanza, ma ovviamente la Schlein dall'altra parte, cioè noi abbiamo un governo ed una opposizione, si fa per dire, i cui padroni sono gli stessi. Parliamo di Hopkins University, per esempio, o di Franklin University, che sarebbe la stessa cosa. Ma sì, due donne in opposizione pagate dallo stesso padrone, Aspen. E anche Franklin University, che porta sempre nello stesso calderone. Che vuol dire Soros. Allora, è un governo che sul piano elettorale può funzionare solo per i disinformati, gli analfabeti, gli imbecilli e, ai noi, i troppi soggetti in circolazione in malafede. Vediamoci. Ci guadagna. Mazzettari e marchettari, lo sappiamo dalla vicenda. Lo sappiamo dalla vicenda Marrazzo, no? Quella nella quale fu coinvolto un parlamentare di cui non si è mai fatto il nome, ma tutti sappiamo chi è. Sappiamo chi è, lo sai già. Beh, possiamo dire il suo, no, neanche il suo soprannome? No, non è il caso. No, se no siete soggetti ad una querela di quelle micidiali. La prenderemo. State attenti. Vediamoci intanto. Allora, torniamo indietro di 45 anni. E vediamoci questo filmato. Ehi!
16 no. marzo 1978. No. La mattina. No. Perché cosa, cosa c'è che non va? Il uno dei più bei falsi storici che hanno montato, ma neanche sullo sbarco sulla Luna hanno avuto un set così tragicamente falso. Perché? Perché l'ho ipotizzato, vi chiedo scusa se faccio vedere due libri, che sembra, questo qui è il mio, penso che qualcuno l'ha visto, e soprattutto c'è quest'altro. Io ho il piacere di conoscere anche il nipote di Aldo Moro, oltre che Maria Fida, insomma, che è il figlio di Maria Fida. Sono due libri che io invito a leggere. Allora, ci stanno sei persone di fronte a quella macchina che la aspetta, che vanno tranquilla, queste sei persone sono soltanto sotto, ecco, vedete, sono su di una fiancata. Due sono bassisti, quattro hanno le mitragliette, due mitragliette si inceppano, 98 colpi in 56 secondi, a raffica. Io non so sparare, non ho mai sparato. Ho chiesto, 12-13 anni fa, che è stato uno dei primi a scoprire, a rendermi conto di questa cosa, a un poliziotto e anche a uno che frequentava il poligono di Tirico, ma se con una mitraglietta io sparo, posso mirare, non c'è pensare proprio, tu uccidi, quello che succede non ha importanza, però non puoi mirare. E allora, e perché? Come si fa a uccidere tre persone della scorta, il quarto che era seduto vicino non aveva neanche, che sarebbe l'onorevole Aldo Moro, neanche un graffio? Qualcuno non si dovrebbe vergognare di averlo detto. Ma soprattutto c'è anche un'altra cosa, questi della scorta non erano preparati a nulla, perché erano tranquilli e le armi importanti erano nel cofano. Ci stavano tutti i servizi segreti in quella strada, via Fani. Ci stava il Paolo Olivetti dietro, che era il servizio parte dei servizi. La palazzina era dei servizi. Arriva un colonnello, Guglielmi, che alle 9 del mattino era invitato a pranzo da qualcuno, si trovava a passare perché alle 9 del mattino, cioè se mi invitano a pranzo, ma mi sembra ovvio, no? Che io alle 9 del mattino mi presento lì. Beh, insomma, è stata una grande farsa. Ma la farsa è continuata con i 55 giorni, ci hanno raccontato di tutto e soprattutto ci hanno raccontato del quarto mistero di Fatima, il quarto importante, una bella seduta spiritica in cui si incontrano quattro personaggi che fanno questa seduta spiritica in pieno emergenza nazionale. Si mettono lì col pendolino, io già me l'immagino sta cosa, ci è stato detto lo spirito guida, ci ha detto che l'onorevole Moro si trova a Gradoli. Allora uno di questi quattro personaggi si corre dal ministro e il ministro sposta tutte le forze sul campo a vedere sul lago. Peccato che questi quattro personaggi, possiamo fare i nomi perché sono pubblici, questo è ovvio, il primo è un certo Romano Prodi, fino allora professore universitario dell'Open University, Beniamino Andreatta, direttore dell'Università della Calabria, dove ci stavano anche alcuni rappresentanti dell'estrema sinistra, si dice, ma insomma, quelli sono. Poi Piperno era lì. Un certo Baldassare e un certo Chloe. Da quel momento in poi, da illustri sconosciuti, hanno fatto delle carriere parlamentari, ministri, e poi, a parte Prodi, Baldassare l'abbiamo visto, ha fatto il ministro, Andreotti ha fatto quello che ha fatto, ma comunque è ministro, è stato ministro, Chloe sottosegretario. Ecco, questa è l'altra bella favola all'interno di questa tragedia, ma soprattutto hanno svilito quello che era il pensiero dell'onorevole Moro, perché l'onorevole Moro, così come dico nel mio libro, non è i 55 giorni. Il pensiero di Moro nasce dal 43 a Cassibile, quando è stato venduto il corpo elettorale, cioè il popolo italiano, è stato venduto a Cassibile dall'avvocato Guarraso,
che combinazione, era anche il cugino di Enrico Cuccia, Madonna. E allora qualche dubbio ci comincia a sorgere, cosa è successo negli anni. E come mai, me lo chiedo, se lo dovrebbero chiedere in tanti, quel momento in poi sono spariti tutti quanti i documenti. A parte i documenti del Moro, che sappiamo, dopo se ne possiamo parlare, perché c'è stato un grande uomo dalla Chiesa che l'aveva trovato, ma non li ha mai consegnati tutti, e siccome non era uno sciocco, aveva qualche cosa in testa e naturalmente l'hanno fatto fuori. Visto la fine che ha fatto. Voglio far sentire quando il numero 24, Roberto, quando hanno parlato di Moro qualche anno fa. Ascoltiamo. Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco, secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro si è rimasto ferito. Poco dopo arrivò Paolo Fraiese. Paolo Fraiese era stato a via Mario Fani. Erano tempi nei quali l'elettronica era molto rudimentale, giravamo con la pellicola, ma certo non c'era il tempo di sviluppare e montare. Paolo andò con un operatore e con una macchina elettronica, ma il montaggio dell'elettronica era complicatissimo, quindi lui mentre girava sapeva che avrebbe dovuto mandare in onda esattamente quello che registrava dentro la macchina, e venne fuori un piano sequenza rimasto memorabile. Rivediamolo. Via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via La Camiluccia, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per cercare di capire, di capire meglio. Le cose. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo. Sono 2 uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi. Sono 4 morti, mi dice. Più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con mitragliatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro, e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, 4 corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa.
4 colpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina. Attento per terra al bossolo. Ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari. Proviamo a cercare, poi adesso interrompere, grazie. Mamma mia, siamo tornati indietro di 45 anni, quindi... Sì, una tragedia farsa. Allora, io... Scusa, sentiamo... una cosa, Nella, io dico una sola cosa che sembra ovvio. Io nel mio libro già pubblicato lo scorso anno, quindi portato in stampa a maggio dello scorso anno, metto il nome e cognome del presunto attentatore, di chi ha ucciso materialmente Aldo Moro. Quindi... ci sono le prove. Quest'anno, a gennaio, fine gennaio, la commissione Aldo Moro, parlamentare su Aldo Moro, dà lo stesso nome, 8 mesi dopo che l'ho dato io. Scusate, Ornella. Devo respirare. Allora, io vorrei dire che tutte le volte che in Italia si istituisce una commissione, la si istituisce per non arrivare alla verità e per confondere le idee. Vorrei solamente farvi rilevare i buchi di arma da fuoco sul lunotto posteriore, in corrispondenza di quella che avrebbe dovuto essere la posizione dell'onorevole Moro da seduto. Buchi sul lunotto posteriore, ma l'onorevole Moro o li ha schivati o questi hanno sparato con una precisione più che chirurgica, il che mi fa ritenere che noi abbiamo assistito alla celebrazione di una ignobile farsa e che possiamo dire, e lo abbiamo detto per primi nella tua trasmissione, Vito, e di questo ti sia dato atto, che l'onorevole Moro non era lì, non era in quella macchina e non era bersaglio di quella centaglia prestata ad una farsa. 4 scalzacani prestati ad una farsa. L'onorevole Moro è stato rapito altrove. D'altra parte, non ci hanno mai detto con ricchezza di particolari che questo era il terzo attentato all'onorevole Moro, perché l'onorevole Moro all'interno del famoso piano solo del 25 marzo del 1964 avrebbe dovuto essere con i 700, a margine della deportazione di 731 persone in Sardegna, avrebbe dovuto l'onorevole Moro essere assassinato dal colonnello dei Parà Roberto Podestà. Questo nell'ambito del piano dell'Orenzo. Una cosa soltanto, piano solo organizzato da, ormai, dai carabinieri. Sì, appunto, così per dirlo. Generale dei carabinieri, si vuole, ma qui lo dico cum grano salis, con il probabile coinvolgimento dell'onorevole Segni. Secondo attentato, dopo il lodo Moro, perché Moro era un patriota, il 4 agosto del 1974, quando per un caso egli si è sceso dal treno per firmare i documenti, e tutti sappiamo che quello era il treno della strage dell'Italicus. Quindi era ben chiaro che Moro, per il quale vorrei dire a tutti non abbiamo più notizia, ma era stato aperto un processo di beatificazione, per il quale non si spenderanno mai sufficienti parole di chiarezza, perché Moro, vedete, al quale è stata attribuito
quel paradosso politico che si chiamò convergenze parallele, diciamolo una volta e per tutte, Moro parlò di convergenze democratiche, la cazzata delle convergenze parallele attribuita a Moro è il frutto della fantasia di un non compianto Eugenio Scalfari. Allora, eh sì. Quindi anche questo tentativo di ridicolizzare il politico, che è quello che ha impedito con Lodo Moro, ovvero con l'accordo con Arafat, che in Italia vi fossero episodi di terrorismo che hanno insanguinato l'Europa, ecco, questo tentativo di mettere in ridicolo, ripeto, col paradosso delle convergenze parallele è veramente una delle tante abiezioni italiane. Noi possiamo dire oggi, a 45 anni di distanza, ed eravamo tutti lì consapevoli di quello che stava accadendo, che Moro è stato martire delle proprie idee. Perché la linea rigorosa della no alle trattative è stata poi applicata indiscriminatamente per una serie di avventurieri, missionari che non erano tali, addetti ai lavori della cooperazione che erano turisti per caso. Ecco, per quelli si è trattato e si è pagato, ritengo l'ultimo sia accaduto in costanza del premierato di quel tal Conte, al quale qualcuno l'altro giorno ha dato uno schiaffone e mi sono sentita coinvolta, è come se gliel'avessi dato io, spero di non trovarlo mai. Bene, Moro, sentiamo, c'è una telefonata, sentiamo, poi voglio Moro ha pagato le proprie idee, poi voglio farvi perdonami, il tentativo di sottrarre questo paese all'abominevole sopraffazione della NATO e di preservarlo dal rischio di una intromissione dei firmatari del patto di Varsavia. Quindi Moro ha mantenuto un equilibrio perfetto per la dignità della propria patria e non ce l'ha fatta. Certo. È caduto per questo. Un piccolo inciso su quello che hai detto, che a corollare, parlato di Eugenio Scalfari, che è un grandissimo giornalista, compagno, lasciami dire tutto il ragionamento, compagno. Dovremmo discutere, un giornalista deve avere deontologia. Ascolta però tutto il resto, è compagno di banco di un certo Italo Calvino, figlio il padre faceva il direttore del casinò di Sanremo, che guardate chi è che ha costruito il casinò di Sanremo, e quindi trovate questa convergenza Italo Calvino, trovate le connessioni, noi le abbiamo tutte, le abbiamo tutte, bravo. C'è Italo, una telefonata, Calvino, Scalfari e Vittorio De Sica, appunto. C'è una telefonata. Vittorio De Sica aveva sposato una tizia Mercader, credo che si chiamasse, che era stretta parente di quello di quel signore che aprì la testa di Nicola, mamma mia, quante altre cose. Nicola II. Pronto, pronto. Chi c'è? Pronto. Ma sta signora mi ha stufato, Capisce tutto lei. Ma che è? Dio in terra. Signora, parli, dica lei. Cosa desidera? Io dico io. Io dico, io sono Anna da Spoleto, Umbria. Ma sta signora mi ha stufato. Signora, signora, se l'ha stufato, non è mica colpa di tutti. Esprima allora, per favore allora, la sua opinione e non sia maleducata, per favore. Ma cambi canale! Ma cambi canale! Un attimo! Caro scatole! Oh, per piacere, sembra che capisca tutto lei! Le altre persone sono tutte ignoranti! Ma che significa? Sì, signora, caso? Purtroppo sì, e lei è l'emblema. Vabbè. Ok, allora vediamo un pochettino come Cossiga ha accolto la notizia della morte di Moro all'epoca. Il numero 14 per la regia. Adesso arriva, perché è giusto che facciamo vedere quello che accadde 45 anni fa.
Vai, Roberto. Il 9 maggio 1978, in quel bagagliaio della Renault 4 Amaranto, Cossiga si dimette, prostrato nel profondo, in quel profondo che porta da un giorno all'altro a una drammatica crisi depressiva, a imbiancare i capelli e a coprire il corpo con le macchie della vitiligine, oltre che ad accentuare un vistoso tic che lo porta ad arricciare il naso mentre parla. Il segno di un travaglio interiore devastante, il corpo come specchio di un'anima macerata, ribelle e inquieta. Ecco, poi per concludere, e poi dite le vostre, vi faccio ascoltare l'ultimo discorso che aveva fatto Aldo Moro. Ve lo faccio ascoltare, che è il numero 26, Roberto. Facciamolo vedere. Se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma cari amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Camminiamo insieme perché l'avvenire appartiene in larga misura ancora a noi. Ho una telefonata e poi la parola a voi. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Danila da Milano. Dica, Danila. Volevo dirle che io abitavo in via Montenevoso, numero 9, e sopra di casa mia c'era i servizi segreti che controllavano le Brigate Rosse. Il 18 marzo, quando hanno rapito Moro e ammazzato la scorta di Moro, hanno ucciso mio figlio, un comando venuto appositamente da Roma per sviare le indagini su Moro. E sono 45 anni che attendo giustizia che non verrà mai. E poi hanno fatto sparire tutte le prove. Non c'è più una prova, nemmeno del DNA. E noi venivamo dalla Germania, era pochi paio d'anni che eravamo arrivati lì in via Montenevoso a Milano. E ci hanno ammazzato mio figlio e un altro ragazzo. Ecco, non dico altro. E oggi ricorre la morte di Moro. Io domani vado a Trento perché c'è una manifestazione su mio figlio che fanno le scuole, dove hanno messo tutte le lapidi, anche Milano c'è la lapida di mio figlio e dell'altro ragazzo, Fausto e Iaio. Grazie, grazie signora per aver chiamato, grazie infinite. Un momento, prendiamo un altro due telefonate e poi andiamo a chiudere noi. Ricordatevi quello che ha detto anche la signora dall'assassino del suo figliolo. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Anna Rita della Toscana. Dica. Sì, buongiorno, sono Anna Rita della Toscana. Buongiorno. Allora, un forte abbraccio, ma abbraccio forte forte all'Ornella, che è una donna meravigliosa, e al dottor Mazzucca, che tra l'altro è anche il mio paesano calabrese. Sicché stamani, guardi, sono aspettato un'ora, però poi volevo dire un'altra cosa. Mi fa tanto male ancora ricordare questa giornata di Aldo Moro e queste parole che si è visto ora mi hanno emozionato. Cioè, tutti noi italiani dovevamo pensare a questa persona, le parole, dobbiamo andare avanti quello che ci sta dicendo lui, se lo vogliamo capire oppure no, dove si sta andando a finire, non c'è più valutazione di niente. Poi ho notato una cosa, sono emozionata. Che Aldo Moro rassomiglia al dottore Atanasio, quello cioè che è stato prima il conto Atanasis,
al dottor Dimitri Kondotanassis. Che c'è una somiglianza di una bontà incredibile. Per cui io stamani vi abbraccio tutti, perché mi avete dato una grande emozione. Grande Vito, grande Canale Italia. Buongiorno. A lei, signora, grazie, grazie. Noi cerchiamo di fare qualcosa che possa interessare, dire sempre e comunque le verità, le cose come stanno, vero Nella? Assolutamente sì. C'è una telefonata ancora, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Antonietta d'Arezzo. Chi è lei? Antonietta d'Arezzo, dalla Toscana. Dica, signora. Dalla Toscana. Volevo fare i complimenti ai due ospiti, che sono veramente eccezionali. Brava signora, bravissimi tutti e due. So con loro, bravissimi. Complimenti. Basta, sennò si emozionano. Grazie, sennò si emozionano. Allora, prendiamo quest'altro, dai, pronto? Perché telefonate ne avete tante. Chi è? Pronto? Sì. È Roberta da Venezia, buongiorno. Buongiorno Roberta. Allora, volevo solo dire questo, io a suo tempo, tanti anni fa, ho visto un film dove c'era anche il nipote di Moro che suonava e si chiamava Piazza delle Cinque Lune. E su questo film, che mi piacerebbe tantissimo rivedere,